io sono in compagnia del primo ospite della serata, Giorgio Picciolini. Perché è diventato un ospite della serata? Lui ha una forte passione intanto per il canto, però ha presentato la domanda di iscrizione in ritardo, quindi non ha potuto presenziare alle selezioni. Però la commissione esaminatrice ha ascoltato comunque la sua voce, un pezzo che ci aveva inviato, e ha detto: non ti possiamo invitare a questo punto come concorrente, però sei talmente bravo che abbiamo deciso di darti la possibilità come ospite. E quindi questo mi sembra anche molto lodevole da parte della giuria e di tutta l'organizzazione che ha preso questa decisione, perché lui veramente è un talento. Ci fa ascoltare una canzone di Zucchero, Baila Morena. Ma Giorgio, chi sono i tuoi miti? Chi ti piace ascoltare? Lady Gaga, Biagio Antonacci e Tiziano Ferro. Vabbè, ne vola basso il ragazzo. Senti, la canzone proprio che vorresti fosse stata scritta per te, ce n'è una in particolar modo oltre a questa di Zucchero? Magari Se io, una se di lei. Moda. Bellissima, ci dice anche il titolo? Sono già solo. Senti, che cosa ne pensi di tutti i tuoi amici che questa sera sono in gara, di tutti i concorrenti? Beh, che quelli che si sono già esibiti hanno fatto una bella esibizione. E spero anche gli altri. Grazie, un bel augurio da parte tua. Giorgio Picciolini con Baila Morena. Credo nei miracoli, yeah. In questa notte di...
talmente piaciuta. Mi rifaresti proprio 10 secondi di Baila Morena? Ci facciamo aiutare anche dal pubblico con le mani, chi porta il tempo? Magari Roberta, che proprio si agitava insieme ad Elisa, che hanno fatto proprio tifo per te. Allora, un pezzettino così a viva voce, senza base. Vai. Adesso credo nei miracoli, in questa notte di tequila boom boom. Sai cosa sexy, cosa sexy ten? Ti ho messo gli occhi addosso e lo sai, yeah. Bravo! Hanno fatto benissimo ad invitarti come ospite, Giorgio Picciolini!